Welcome to Sunny James Channel. Finalmente oggi riesco a registrare un video, perciò Comunque, allora, prima di iniziare qualsiasi cosa voglio assolutamente salutare Ale e Cla, che sono due ragazze che mi hanno chiesto di salutarle nel video precedente. E quindi ciao ciao. Ricordatevi che loro hanno un canale, quindi se volete, Ale e Cla. Poi, questo video è una collaborazione con Irene Venturini, è una ragazza fantastica e abbiamo deciso, cioè almeno io le ho chiesto di collaborare e lei per fortuna ha accettato. Fa dei bellissimi video e qui sotto vi lascerò il link. Comunque, il tag che mi ha proposto di fare è il 25 Strange Question, perciò risponderò alle domande di questo tag. Allora, c'è qualcuno che potrebbe rompere il vostro cuore in questo momento? Se sì, chi? Allora, tasto dolente, insomma. Però comunque non dico chi è, però purtroppo sì. Che cosa è più importante? La fidanzata barra fidanzato o migliore amico? Io in questo momento non ho né un migliore amico né migliore amica. E quindi, tra virgolette, non saprei scegliere. Un posto che desideri vedere più di ogni altra cosa. Sicuramente proprio città Londra, perché è veramente un sogno proibito da tanto tempo. E quindi questa città sicuramente. Hai mai giocato al gioco della bottiglia? Allora, no, aspetta, rifaccio la domanda perché sennò poi. Hai mai giocato al gioco della bottiglia? Allora, quando ero in terza media, eravamo in gita, tipo tre classi. In una stanza ci eravamo uniti tipo 10 persone. Molti l'avevano proposto, ma alla fine c'è stato, diciamo, il coprifuoco dei prof e quindi abbiamo dovuto, cioè siamo usciti dalla stanza in questione. Credi nell'amore a prima vista? Sì, io credo nell'amore e tutto ciò che lo riguarda, quindi sì. Potresti innamorarti del tuo migliore amico? Come prima ho detto, adesso non ho un migliore amico, quindi no. Come immagini il tuo futuro? Allora, vorrei recensire libri e quindi questo potrebbe essere un mio lavoro, o almeno vorrei che sia questo. E poi per il resto non so niente. Potresti immaginare di vivere in un altro paese per un po' di tempo? Allora, sì, sicuramente lo vorrei fare. Anche se voi sapete che non sono italiana, quindi in realtà adesso lo sto già facendo. Però comunque andare in un nuovo altro paese non mi dispiacerebbe. Qualcosa che ti piace molto ma non ti piace parlarne molto perché ti vergogni? Non saprei, però ad esempio, che so, nei miei gusti musicali, alias One Direction, cioè, non dico che me ne vergogno a parlarne, anche perché ad esempio i miei amici o la mia classe o così sanno che io li ascolto, eccetera. Però vabbè, non entro molto nell'argomento, nei particolari. Che cosa è più importante, la famiglia o gli amici? Sicuramente la famiglia, perché con gli amici io diciamo che non credo molto nell'amicizia, perché ho avuto alcune, tra virgolette, esperienze che mi hanno fatto pensare questo, e quindi sicuramente la famiglia. Giochi ai giochi di Facebook? Assolutamente no. Faccio un appello a tutte le persone, non inviate richieste di giochi o qualsiasi cosa che riguardi questi. Sei dipendente a qualcosa? Allora, sì, letteralmente, perché io adoro leggere e se non lo faccio almeno per 5 minuti ogni giorno, cioè mi viene tipo il collasso, non lo so. Canzone che ti è rimasta in testa ultimamente? Hold back the river. Ecco, sì, questa di James. Oddio, come si chiama? James Bay. Ultimo viaggio fatto, Barcellona, oddio. Qual è stato l'ultimo libro che hai letto? Allora, in questo periodo non sto leggendo molti libri, ma più che altro fanfiction. E quindi l'ultima fanfiction che ho letto è stata Omegle, si chiamava.
Nei tuoi occhi, quale film dovrebbero vedere tutti? Assolutamente le pagine della nostra vita. Che sia un uomo, una donna, un ragazzo, un bambino, tutti devono vedere assolutamente quel film lì. Un'abitudine strana che vedi fare da qualcuno. Non lo so. Cosa non ti piace delle persone che ti stanno attorno? Allora, ci sono alcune persone che purtroppo conosco che magari davanti a te sono le persone migliori al mondo e poi alla fine cercano di fare qualsiasi cosa pur di magari, tra virgolette, buttarti giù, insomma. Una canzone che si può riguardare al momento. E non capisco questa domanda. Qualcosa che odiavi ma che ora ami. Allora, il mio zaino, quando è uscito all'inizio, dicevo che era uno zaino da montagna, infatti è così. E quindi, cioè, non trovavo il fatto che, cioè, l'utilità di portare uno zaino da montagna a scuola. Alla fine me ne sono innamorata completamente, quindi adesso lo sto usando. E lo adoro. Che cosa credi? In che cosa credo? Credo nelle emozioni. Credo nelle emozioni perché, allora, se non ci fossero, uno ad esempio, che so, non potrebbe vivere delle cose al meglio, insomma, e quindi credo in questo. Hai fratelli? Una sorella. Una storia divertente da scuola. Allora, non sto qui a ripetere sempre le stesse cose, ma nel video che ho fatto del top 10 movies vi avevo raccontato un piccolo aneddoto che era successo a scuola, e quindi non ripetiamo le stesse cose, anche perché è stato abbastanza imbarazzante. Se volete riguardatevi quel video, ma io non lo ripeterò. Qual era la tua attività preferita da bambino? Guardare i Teletubbies, assolutamente, lo guardavamo ogni volta. Quale sarebbe qualcosa che ti piacerebbe provare? Ma in realtà tante cose. E adesso non me ne viene in mente nessuna, ovviamente. Vorrei provare ad andare in moto, cioè proprio io guidarla. Comunque, allora, questo video è finito.